Il greenwashing è una pratica che consiste nel presentare la propria azienda, i propri obiettivi, i propri prodotti come rispettosi dell'ambiente, sebbene ciò non corrisponda a verità. La crisi climatica ha fatto sì che sempre più cittadini e consumatori siano interessati ad acquistare dei prodotti rispettosi dell'ambiente. Il greenwashing è quindi un enorme problema perché crea anche una concorrenza sleale. In questa battaglia scende in campo l'ISPRA, che ha creato una task force il cui compito è quello di fornire alle autorità competenti gli strumenti, i dati necessari per comprendere se un'azienda rientra in dei criteri che l'Unione Europea ha stabilito e che entro il 2024 entreranno in vigore. In particolare parliamo dell'Ecolabel, cioè di un marchio di qualità ambientale che viene dato ai prodotti finanziari e poi della tassonomia stabilita con regolamento europeo, una classificazione che verrà fatta delle aziende e del loro proprio impatto sull'ambiente. Per saperne di più abbiamo intervistato Maria Siclari, direttore generale dell'ISPRA. L'esigenza di costituire una task force nasce proprio dagli obiettivi che si pone il PNRR, il New Green Deal, l'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Ecco, per raggiungere questi obiettivi bisogna spingere sugli investimenti sostenibili. Del resto, che cos'è? Sembra che ISPRA sia lontana dalla finanza sostenibile, non lo è, perché il raggiungimento di questi obiettivi significa lavorare molto sugli investimenti che siano rispettosi dell'ambiente. ISPRA ci deve essere perché è l'ente pubblico detentore di tutta l'informazione ambientale, un'informazione ambientale che, come è stato ribadito anche nell'ultima COP26, deve essere certificata e valida dal punto di vista scientifico. Ecco, l'ente che coordina il Sistema Nazionale della Protezione Ambientale raccoglie queste informazioni su tutto il territorio, quindi era doveroso scendere in campo con una task force, un gruppo di lavoro interno e esterno all'istituto che ha l'obiettivo di facilitare la comprensione dei dati che noi raccogliamo nello svolgimento dei nostri compiti istituzionali. Possiamo dire che siamo di fronte a una rivoluzione verde, nel senso che entro il 2024 ci saranno dei nuovi criteri, di sostenibilità ai quali tutto il mondo economico, italiano e europeo dovrà, sottostare. Esatto, dal 2024 molte aziende si pensa intorno per quanto riguarda il contesto europeo 5.000, parliamo di numeri importanti che riguardano anche il contesto nazionale, si dovranno adeguare. Ecco, per poterlo fare le aziende le dobbiamo aiutare, ecco perché ISPRA ha attivato un'interlocuzione con le autorità di vigilanza e con le associazioni con lo scopo di formarli nella comprensione del dato ambientale. E forse dobbiamo anche ripensare al modo in cui il dato viene raccolto per una funzionalità nuova, che è quella della comprensione e della gestione dei rischi climatici, dei rischi ambientali che vanno inseriti all'interno delle attività economiche e poi vanno esposti nei bilanci delle aziende, e quindi noi capiamo che l'azienda e anche le autorità di vigilanza che poi dovranno controllare rispetto di questi criteri non hanno le competenze né per leggere correttamente il dato né per interpretarlo, ma anche per fare delle elaborazioni aggiuntive che sono richieste per una finalità che è assolutamente nuova. Tra poco quindi non sarà più possibile autodichiararsi verdi perché ci sarà un ente che certifica quanto siano sostenibili le proprie emissioni. Ecco, la parola chiave è proprio questa, lotta al greenwashing, quello che lei diceva, perché in realtà l'autocertificazione deve essere assolutamente esclusa. Nell'ambito della COP26, criterio e principio è stato ribadito con forza. Occorre che il dato e l'informazione ambientale venga rilasciata solo dai soggetti che ne hanno la validità dal punto di vista scientifico. Occorre che poi il dato venga certificato da enti terzi che devono però fare riferimento al dato ufficiale che viene rilasciato dalle istituzioni scientifiche. Ecco, proprio in questo contesto che ISPRA si inserisce, proprio con lo scopo di fornire un dato nella modalità e nella forma che sia la più facile possibile all'utilizzo per raggiungere poi la finalità che è assolutamente altissima per il nostro paese di fare un percorso virtuoso e nel raggiungimento degli obiettivi al 2030 e al 2050. E voi avete iniziato un dialogo anche con le associazioni per
per fornire informazioni utili ad adeguarsi a questi nuovi criteri? Esatto, perché diciamo che ISPRA non si occupa di finanza, ci occupiamo di ambiente, però ormai da anni i vari stakeholders, tra quali anche le associazioni delle istituzioni non finanziarie, ma anche l'Associazione Bancaria Italiana, ma anche le imprese, Confindustria ci ha cercato per avere un'interlocuzione. Per noi l'interlocuzione è fondamentale, perché solamente attraverso un dialogo con gli stakeholders noi possiamo capire il loro fabbisogno e aiutarli nel modo corretto, che non sia solamente sul piano tecnico-scientifico rigoroso, che richiede un'altissima competenza tecnica, ma anche nella modalità che è utile poi a trasferire queste conoscenze nelle realtà produttive delle nostre imprese.